Stati Uniti, il Golfo del Messico investito da un altro uragano nell'area, tempeste sempre più frequenti ed estreme. Maria Gianniti. Onde che si infrangono con violenza lungo le rive di Lake Arthur, in Louisiana. Venti a oltre 150 km orari. L'uragano Delta ha raggiunto le coste americane nella notte con tutta la sua violenza. Da giorni negli stati del sud era piena allerta. Le autorità avevano invitato decine di migliaia di abitanti della costa a lasciare le proprie case. Finiti i nomi di persona, si è passati all'alfabeto greco per denominare le grandi perturbazioni di questa regione e di questo periodo, che i cambiamenti climatici hanno reso più frequenti e più estremi. Gli Hurricane Hunters, i cacciatori di uragani, in aereo si sono immersi nelle nuvole di Delta. Lo hanno ripreso al momento del suo impatto sulla terra. Solo due giorni prima, piogge e raffiche di vento a oltre 200 km orari avevano sferzato Cancun lungo la costa messicana. Ora Delta si è trasformato in tempesta tropicale e resta la devastazione provocata dal suo passaggio. 350 scienziati